Bentrovati su AutoPress. Oggi vediamo la costruzione di questa Ecto 1 della Lego. Siete pronti? Benvenuti su AutoPress, sono Simone. Oggi faremo qualcosa di nuovo. Andremo ad aprire una bellissima Ecto 1 della Lego, quella dei Ghostbusters ovviamente. E vedremo un po' com'è la confezione e inizieremo a montarla. Dopodiché, piano piano passeremo a vedere il risultato finito. Eccola qua, Ecto 1 Ghostbusters della Lego. Bellissima, una grandezza veramente importante. Come vedete, questo è il mio braccio, è lungo come tutto il braccio, quindi solo la scatola. Quindi mi aspetto che la macchina più o meno rispetti le dimensioni di questa rappresentata qua nella scatola. I pezzi sono tantini, 2352, non male, ci sarà da divertirsi. C'è da 18 anni in più l'età consigliata e vabbè, direi che dovrei starci dentro. La scatola purtroppo è arrivata da Amazon un pochino rovinata, ma vabbè, tanto io non devo tenerla per collezionarla e rivenderla tra 10 anni, voglio solo costruirla e godermela. E vedremo insieme come sarà la costruzione per i passaggi. Sono già informato, dentro ci sono tante bustine con i numeri. Ogni bustina corrisponde a un passaggio, quindi sarà abbastanza facile, mi aspetto, con le istruzioni della Lego che di solito sono ben fatte. Io da tanto che non costruisco Lego, però insomma da piccolo ho una buona mano. Vediamola magari intanto anche di dietro. Eccola qua, la vedete. Dietro abbiamo una ripresa della retro, della Ecto 1. Alcune scene qua dell'ultimo film, quello, chiamiamolo quarto, forse terzo della trilogia originale, non lo so, dove ci sono appunto momenti in cui l'auto fa da protagonista, quindi molto molto simile all'originale, anche se vediamo già qualche piccola differenza, come per esempio il sedile iettabile qua e qualcos'altro qua sotto come a livelli di sporcizia e ruggine mai visti prima, però giustamente è una macchina che nel film era ferma da tanti anni. E anche la Lego ha voluto ricreare questo discorso con degli adesivi che riportano questa specie di ruggine. Adesso non so se lo vedete bene, poi lo vedremo meglio. Comunque vedete, sono proprio degli adesivi, come questo qua per esempio sul tetto, ma anche tanti altri, che mostrano questa specie di ruggine, ok? Per cui io credo che non li metterò perché preferisco avere l'auto più simile possibile all'originale, quindi quella dei film 1 e 2 degli anni 80. Sono abbastanza certo che questo set Lego della Ecto 1 Ghostbusters 10274 sarà un set da collezione, quindi che acquisterà valore nel tempo. Quindi chi diversamente da me deciderà di tenerselo chiuso, senza aprirlo, quindi senza costruire la Ecto 1, potrebbe fare un bel affare, sì, perché magari nel futuro, tra magari 7, 8, 10 anni, questo set che oggi costa sulle 200 euro circa nel negozio Lego ufficiale, potrebbe magari anche vedere raddoppiato, triplicato o perché no, anche decuplicato il valore. E ragazzi, io che dire, vado subito ad aprirla, non posso aspettare altro tempo, non vedo l'ora di costruirla e vedere insieme a voi come viene. Voilà. E andiamo a svuotarne il contenuto. Vale. Ok, la scatola la appoggiamo qua di fianco. Adesso non so se vedete, però qua sul tavolo abbiamo una catasta di pezzi di Lego. Sono un casino proprio, sono proprio tanti. Sono tante tante bustine, ok? Tutte numerate. Non so se vedete molto bene. Eccoci. Tutte numerate, per esempio questa è la numero 10. La 12, alcune vi segnalo che sono anche numerate, sembrerebbe doppie, ma in realtà così non è, perché per esempio eccolo qua, la 2, vedete questa qua, è una numero 2 con la striscia bianca e poi c'è la 2 senza striscia. Semplicemente queste qua sono i pezzi più grandi, questi qua direi che sono i particolari, le minuterie, insomma quelli piccolini. Addirittura dentro ce n'è un'altra piccola busta in cui ci sono pezzi ancora più piccoli, ok? Quindi semplicemente diviso così il discorso. Oltre a tutti questi bellissimi pezzi abbiamo anche il manuale di istruzioni che vado subito ad aprire e quindi vediamo quanto è grosso. Beh, è un bel malloppo, direi un bel malloppo. Cosa c'è qua dentro? Ah, ok, c'è dentro anche gli adesivi famosi che dicevamo,
Quindi questi con dentro tutti i pezzi di ruggine finta da attaccare a piacimento e anche alcuni altri dettagli. Ma ecco, veniamo noi, questo è il manuale, quindi vedete un manuale bello bello corposello, giusto? Lo sfogliamo così rapidamente, lo vediamo un po', vedete, sono tante tante pagine, adesso vediamo quante sono. Lo sfondo è nero, cosa che non mi fa impazzire, nel senso che preferivo gli sfondi chiari, perché secondo me si leggono meglio, soprattutto a livello di colore, no? Perché alcuni pezzi magari sono grigi, alcuni bianchi, alcuni grigio chiaro, col nero tendono un po' a non essere così facilmente identificabili. Allora, vediamo ragazzi, quante pagine abbiamo? 305 pagine. Ci sarà da dirti. Il motore, sto già guardando che è abbastanza dettagliato, poi lo vedremo senz'altro una volta terminato. Ma anche tanti altri pezzettini mobili interessanti, lo sterzo e altre cose. L'inizio è molto carino, anche qua con delle immagini tratte dal film. Vedo anche un'immagine storica con Ray che è dentro nel cofano quando l'ha appena comprata, quindi la stava mettendo a punto dopo che aveva detto a Peter, mi ricordo nel film, che c'era da fare giusto qualche piccola sistemazione, aveva fatto un elenco lunghissimo di cose da sistemare. Facciamo vedere un po' i pezzi. Ecco, queste qua sono le gomme, per esempio, come vedete sono belle grandi, quindi mi aspetto davvero di che venga una vettura parecchio grossa. Questo, ecco, giusto per renderci conto, è il vetro davanti, no? Quindi è largo come la mia mano, bello grande. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito a montare i primi pezzi. Eccoci, quindi dopo aver montato i primi sacchettini, eccoli qua, vuoti, uno e uno. Siamo giunti ad avere la base, tipo lo chassis di questa Ecto 1. Come vedete è già molto grande, poi stiamo andando ad aggiungere anche qualcosina davanti, qualcosina dietro, perché ci sarà tutta la parte del motore e del paraurti e qua la parte del fondo. Questo è già un primo movimento, che è quello dedicato poi alla trappola che si aprirà e scenderà da sola. Poi abbiamo qua davanti invece lo sterzo, come vedete che si muove. Ecco bene, quindi siamo a pagina 39. È stato fin qua abbastanza facile, devo dire, niente di impossibile, tutto guidato bene. Questo è stato già molto utile, che è uno strumento che è in dotazione con la scatola e serve proprio per togliere quei pezzi che uno magari sbaglia a incastrare, e anche questi, per esempio, tecnici magari appunto che uno incastra e poi fa fatica con le dita a togliere. Questo qua è stato già di grande aiuto. Vediamo adesso i prossimi passaggi. Eccoci qua alla quarta busta, doppia ovviamente, e con altre bustine dentro. Ma prima di andare avanti con la costruzione, vediamo un pochino meglio nel dettaglio com'era il modello della Cadillac che stiamo costruendo nella realtà. Ecto 1, eccola qua. Era una bellissima Cadillac Ambulance Miller Meteor Limo Style and Loader Combination del 1959. Questa Miller aveva la licenza per modificare i veicoli della nostra cara Cadillac e ne poteva fare diversi tipi. Poteva fare infatti la versione ambulanza, la versione carro funebre e anche la versione limousine. In questo caso si tratterebbe di una versione custom della futura combination limousine ambulance, che prevedeva l'utilizzo della piattaforma e lo chassis dell'ambulanza, ma metteva insieme alcuni elementi della limousine come le portiere posteriori e superfici vetrate. Negli Stati Uniti questa particolare combinazione era usata dai pronto soccorsi come ambulanza. La sigla Futura ne identifica la versione. Alcune repliche, data la scarsa reperibilità dell'originale, usano la molto simile versione Eureka, che si differenzia principalmente nella parte posteriore. Per i Ghostbusters si tratta di una macchina che si presenta bianca con le ali rosse, il logo fantasma barrato sulle portiere e i lampeggianti, come sappiamo. Monterà poi anche la sirena con il suono distintivo, che a differenza da quelle di polizia o altre ambulanze.
È una macchina modificata appositamente da Steven Dane. L'idea originale del veicolo comunque era di Dan Aykroyd, che la descrisse dettagliatamente nelle prime stesure del copione. Secondo lo scritto originale doveva essere un veicolo che non era solo emergenza, ma portava anche gli echipaggi fantasmi per le strade di New York. Quindi poteva fare dei viaggi interdimensionali, infrangere barriere spazio-tempo, tutte cose molto molto ghostbusterose. E ecco, quindi inizialmente doveva essere nera con lampeggianti bianchi e porpora, e che avrebbero dato al veicolo una specie di aura violacea, ma poi venne rivisto e l'Ecto 1 divenne un veicolo bianco, quindi come quello che vediamo poi oggi che stiamo costruendo. Praticamente di notte la macchina doveva essere riconoscibile, sostanzialmente se era scura non si vedeva, invece bianca era ben ben visibile e tutti l'avrebbero vista sfrecciare per le strade di New York. Un po' di storia dal film, quindi quando la vediamo per la prima volta, come abbiamo detto in Ghostbuster 1, quando Dan Aykroyd, quindi Ray Stantz, la porta alla base nuova degli Echipaggi Fantasmi, quindi la famosa caserma dei pompieri, perché deve sistemarla, l'ha appena comprata per soli 4.800 dollari, anche se c'erano da sistemare un po' di cosette, come dice lui, quindi c'era la sospensione, la frizione, impianto elettrico, trasmissione, scatola sterzo, le fasce elastiche, la marmitta e altre sciocchezze. Fatto curioso, che non tutti sapranno, dopo le riprese del film originale, l'auto venne abbandonata proprio dietro agli studios. Pensate un po', dopo essere stata usata, è stata proprio abbandonata, poverina, e ha preso ruggine, si è tutta rovinata. Poveretta, stava lì negli Universal Studios finché molti anni dopo, quindi nel 2008 circa, un team si è dedicato al restauro, quindi al riportare alla luce quella che era l'auto originale, sistemandola in tutte le sue parti, prendendola come nuova. Veniamo noi, quindi appassionati di modellismo, perché ci sono stati tantissimissimi modellini di questa vettura nel tempo. Per esempio c'è stata la Kenner che ne ha fatta una versione della serie animata, che non era un vero modello in scala, ma una rielaborazione dei disegni animati, e vabbè, comunque carino. La Polar Lights ha realizzato un kit di montaggio 1.24, semplice da montare. Altra è quella della Johnny Lighting, che ha realizzato la versione in scala 1.64. La AMT-RT ha realizzato un kit di montaggio 1.25. La versione 1.21, realizzata dalla Joyride, è la più dettagliata e sofisticata di tutte, ambita da molti collezionisti. Come sappiamo, la Lego ha realizzato questa bellissima vettura in scala di Ecto 1 nel 2020, ma non è stata la prima Ecto 1 a essere creata dalla Lego, sì, perché qualche anno prima, intorno mi pare al 14, una cosa del genere, la Lego già aveva lanciato con le sue Lego Ideas, quindi quelle proposte anche dal pubblico, una Ecto 1 più piccolina, forse sarà la metà di questa circa, che ha avuto un discreto successo e se vi interessa trovarla online, il codice modello era il numero 2108. Sì, perché questa qua la trovate ancora in giro su eBay in particolare. E pensate, all'inizio costava solo 45-50 dollari circa, oggi supera tranquillamente 100 euro, anche 140-150. Insomma, un bel prezzo per una macchina che se pensate è molto meno dettagliata di questa, che comunque io ho pagato 159 in un'offerta su Amazon. Prezzo normale è 199 e che comunque ha una particolarità che questa non ha, ovvero le minifigures dei Ghostbusters, ragazzi. Qua mancano assolutamente, è una cosa imperdonabile secondo me. Però, non so, la Lego le ha fatte una volta e poi più. Paganini non ripete, non si trovano in giro, sono a prezzi assurdi. E quindi eccoci qua, con una bellissima Ecto 1 in costruzione, ma senza poi i Ghostbusters minifigures da metterci dentro. Sarebbe anche strano metterci, perché vedete, questa qua è la grandezza di un sedile e un Ghostbusters, diciamo, fatto in Lego forse ne occuperebbe metà. Ok, andiamo con la costruzione. Siamo alla busta 4 e noi andiamo ad aprirla per andare avanti. Wow! 4 grande e 4 piccola. Ale. Avanti. Eccoci, l'Ecto 1 della Lego è finita. Te la faccio vedere.
Bella, veramente in tanti dettagli, bellissima da mostrare, da tenere come oggetto così decorativo e che fa anche, secondo me, una bella figura come arredamento, diciamo, di casa. Questa Ecto 1 è dettagliatissima, poi come vedete quando insomma, la muovi, le ruote fanno girare anche gli strumenti che come lo sniffer, questo qua che dovrebbe nei Ghostbusters essere quello che capta l'odore di fantasmi o qualcosa del genere, mi correggerete voi magari nei commenti. Quindi il cofano si apre, voilà, e dentro abbiamo il motore, quindi è un motore riprodotto abbastanza fedelmente. Qua si vedono già delle cinghie, si vede il filtro dell'aria, si vedono anche la coppa dell'olio e altre cose come le testate con i cilindri con la scritta Cadillac. C'è anche un pezzo che potrebbe essere la batteria. La possiamo anche guidare, sì, perché con questa sirena in alto si girano le ruote, vedete, di qua o di là, ok? Si girano, ma le giriamo anche volendo dal volante. Come succede al volante? Aprendo gli sportelli, quindi le porte si aprono, sia quella di destra che di sinistra, e volendo possiamo anche girarle da qua, quindi girando il volante, vedete, si gira anche la ruota. Carino. Ha una serie di altre features. Dietro il portellone si apre, ok? Quindi questo qua è il retro aperto. Dentro c'è nascosto la trappola che viene anche rilasciata, diciamo, azionando questo meccanismo che praticamente la fa riuscire, vedete? Upp, è saltata fuori. Eccola qua. Questa è la piccola trappola che vedremo poi anche nel film. Veniamo agli adesivi. Ho deciso di non mettere quelli rappresentanti la ruggine proprio per stare più vicino al modello originale degli anni 80. E da questo lato devo dire che la cosa funziona bene perché ha le portiere con l'apertura normale, quindi con qua le maniglie. Da questo altro lato un po' meno perché avendo qua l'apertura della portiera per il sedile che esce con il meccanismo qua che si schiaccia sull'altro lato. Praticamente vediamo che vedete questo qua, la portiera ha un'apertura controvento diversamente da quella originale, quindi giocoforza ha questa maniglia, ecco, molto delicata, bisogna stare attenti a maneggiarla. Comunque guardandola da una certa distanza sembra esattamente la Ecto 1 originale, a me piace davvero tanto così, quindi la trovo proprio in questo modo. Adesso, in un prossimo video, andremo a vedere anche il kit per le luci e i suoni, quindi andare ad illuminare quelle che sono i fari, i fanali e tutti i vari lampeggianti, ma non solo, anche andare a posizionare un piccolo altoparlante che farà la riproduzione di una serie di suoni che sono sia la classica sirena, quella diversa da tutte le altre, e ci sono anche altri suoni, invece proprio come la canzone dei Ghostbusters, che adoro, quindi non vedo l'ora proprio di andare a intervenire con questa miglioria per avere una macchina davvero perfetta per me. Quindi mancava veramente poco e avremo un Ecto 1 da esposizione. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti. E lasciami un like e iscriviti al canale per vedere i prossimi video, in particolare anche quello in cui modificheremo l'Ecto 1 con le luci e i suoni. Se l'hai costruito anche tu, fammi sapere come hai trovato la costruzione, lasciamelo appunto nei commenti. Fammi anche sapere se hai trovato magari qualche trick per rendere l'auto più simile a quella degli anni 80. Ricorda, più press, meno stress.